Eccoci qua, che emozione è questo 1° maggio per la prima volta al Circo Massimo e devo dire ne ho fatti tanti, ma con così tanta acqua, tanto da bloccare la partenza, non ne ricordo. Beh sì, è stata tosta più che altro per tanti artisti che hanno avuto tantissimi problemi tecnici, anche io ho avuto un problema col microfono, però alla fine, non lo so, esibizione bagnata, esibizione fortunata, speriamo. Senti, cosa ne pensi del fatto che nonostante il tempo ci siano così tante persone, soprattutto così tanti ragazzi che sono venuti qua per ascoltare te e i tuoi colleghi? Che messaggio gli volete mandare in questa giornata così importante? Ma intanto li ringraziamo, perché comunque essere qui sotto la pioggia con gli ombrelli è veramente sintomo di grande tenacia e anche che ci tengono molto a essere qui oggi, vista la giornata, e poi anche per il fatto che ovviamente ci sono tanti artisti che li piacciono, quindi io li ringrazio. Senti, il tuo ultimo progetto musicale, è da poco uscito questo nuovo singolo, che riscontro stai avendo, insomma, come sta andando? Sono contenta, tra poco esce il disco, il 10 maggio esce Flash, il mio nuovo album, e devo dire che sono, gasata, sono molto contenta di fare i concerti, c'è uno a Roma il 15 maggio, 25 maggio a Milano e poi tante date estive, io non vedo l'ora. Senti, qual è il messaggio che non deve mai mancare secondo te in una tua canzone, cioè quello che tieni particolarmente che arrivi e che magari troveremo anche nei brani di questo nuovo album in arrivo? Ma io credo che le mie canzoni non abbiano un messaggio specifico, però tutte insieme hanno un grande senso di libertà e di comunque positività, e quindi questo forse è la sensazione più che altro che voglio passare, questa sensazione di essere liberi e sentirsi, sì, appunto, spontanei, liberi, e ovviamente nel rispetto anche della libertà altrui. Questa è la festa dei lavoratori, pensi che oggi per voi artiste donne sia un po' più semplice rispetto a qualche anno fa fare le artiste? Pensi che qualcosa sia cambiato positivamente? Io trovo di sì, cioè penso che adesso siamo tante, ovviamente il lavoro da fare è ancora lungo, però mi piace vederla, come dicevo prima, con positività, perché devo dire che siamo veramente in tante a farci sentire e anche molto sorelle tra noi, quindi secondo me la strada è ancora lunga, ma è sicuramente ben predisposta. L'ultima curiosità fa più paura: il Circo Massimo con tutta questa gente dal vivo, il palco di Sanremo con milioni collegati? Ma forse ti direi Sanremo, non per altro, ma perché ha un impatto ovviamente un po' diverso. Qui secondo me c'è un'altra cosa che è importante, che è ovviamente la festa dei lavoratori, poi noi artisti ci mettiamo al servizio, però a Sanremo, ecco, la musica è proprio tipo il centro massimo, e quindi se sbagli una cosetta è un attimo che... Grazie. Grazie.